bentornati, siamo con un personaggio importante del Cozzi Giulio Motorsport, guardate, numero uno, Mattia Torraco, e oggi parliamo con lui, ci insegnerà, anzi, ci spiegherà com'è nato Mattia, sogni e tutto quello che ha fatto e farà. Vai Mattia, è tutto tuo. Ok, io ho iniziato con un semplicissimo scrambler, a giocare un po' con i miei amici così, nei campi di casa, a piccole garettine personali così. E quanti anni fa Mattia? Nel 2006 ho comprato il primo scrambler. Insomma, sei un pilota recente, diciamo, un pilota nuovo, diciamolo. Sì, io ho praticamente comprato la moto quando ho cominciato a lavorare, ecco, perché prima la mia famiglia non sono appassionati di motori. Quindi mio papà non era uno che gli piacevano i motori, allora quando ho cominciato a lavorare ho potuto mettere da parte i soldi per comprare questi mezzi strani. Una domanda, dallo scrambler arrivare dentro una pista è stato difficile, hai dovuto fare molti sacrifici o è un passo che possono fare anche i ragazzi alle prime armi e poi piano piano salire? Ma lo possono fare tutti praticamente, perché comunque un ragazzino penso che sia più naturale, più facile iniziare a correre in un campo comunque dove non ci sono tanti salti, è comunque più semplice che entrare subito in una pista, cosa che sta cambiando in questi anni perché stanno facendo dei corsi. Corsi proprio federali che quindi aiutano questo passaggio che io non ho fatto quando ho iniziato io. Oggi qui a Santa Rita, scusa se ti interrompo, debutta la QX5. Abbiamo visto dei ragazzi infatti che probabilmente come te avevano prima un quad utility o un quad a marcia automatica che si cimenteranno in questo nuovo. Questa è una grandissima possibilità appunto perché permette a questi ragazzi di portarli in dei circuiti, quindi in dei crossodromi, delle strutture fisse con delle persone che li spiegano e li seguono e possono dargli dei consigli, ecco. Perfetto, ora facciamo una cosa, diamo dei numeri di Mattia Torraco ma non l'altezza, diciamo cosa sei stato e cosa diventerai. Beh, io sono stato un ragazzo che correva nei campi e adesso sono uno che corre nei campi da cross abbastanza bene. Il numero uno come l'hai fatto a prendere? L'ho preso l'anno scorso vincendo la Quiz 2 al mio primo anno di quad cross ed è stata una grandissima soddisfazione. Concludendo la stagione abbiamo vinto il trofeo delle nazioni. Bravo, meno male l'hai detto te, se non mi toccava dirlo a me. Figurati se non lo dico la prima volta. E secondo me la mia carriera col trofeo delle nazioni ha toccato il top. E prossimo anno cosa inventi? Ma adesso vedo di finire bene il mio campionato. Che sappiamo che insomma si è messo bene. Sì, però fino all'ultima comunque mancano ancora 4 manche. No, non vabbè, si può stare... certo, cioè non devi rilassarti, via. No, manco, finire bene il campionato. Comunque ho fatto 5° all'europeo. Buono. Al primo anno di partecipazione. Bravo. Facendo 3 podi di manche. Cavolo, io sono non sono molto, come si dice, informato, ma meno male ci siete che mi ricordi queste cose. Ho fatto 3 podi di manche e comunque 5° posto generale. L'anno prossimo sicuramente mi butterò nella QX1. Vai a dare noia un po' a quegli altri, vai a sgomitare. Spero di sgomitargli un po' di fastidio a Nicola, al Giova e a tutte quante la banda. Dopo infatti intervisteremo anche loro, facciamo due risate, facciamo come le Iene, un faccia a faccia laterale. Ascolta, un'altra domanda. Che stile adopri te? Sei uno stile tranquillo, calmo, sui salti, oppure ti piace saltare? Raccontaci come sei fatto quando sei sul quad. Ecco, io cerco di, venendo da comunque fettucciati, riesco più a faccio meno fatica a fare le curve, quindi a spostarmi sul quad da una curva all'altra, destra e sinistra, che a fare i salti, perché io non avendo mai saltato con le moto da cross e cose del genere, sto imparando adesso gara dopo gara. Per fortuna sono in un team dove c'è Nicola e quindi imparare da lui è una fortuna che... E allora Dario ha fatto un 5° posto all'europeo. L'hai detto prima infatti, sta imparando a saltare, ragazzi. Quelli che hanno lo scrambler, cioè Mattia sta imparando a saltare. Va bene, comunque è giusto, ci piace l'umiltà del pilota. L'importante è avere degli obiettivi, cercare di arrivarci. Poi dopo non è che tutti siamo uguali. L'importante è avere delle ambizioni, degli obiettivi ed essere... l'importante è divertirsi. Abbiamo capito una cosa, che l'obiettivo del prossimo anno è passare davanti a Nicola e piazzarti davanti e fargli un sorrisone della serie. Visto? Ti ho fatto vedere come si salta. Spero. Ecco, ultima domanda e poi ti lasciamo andare perché ti vediamo impegnato. Com'è il rapporto all'interno di un team dove ci sono, scusa se mi permetto la parola, più di un campione? Ma sicuramente la nostra è una grande famiglia, come ripetiamo sempre.
perché se alla base non c'è un team che tutti remano dalla stessa parte, non si va da nessuna parte, piloti compresi. Niente, io con Nicola sono diventato un grande amico, perché comunque lui ha un sacco di consigli, sicuramente la mia crescita è data anche da lui, dal suo aiuto. Giuliano è una persona fantastica, forse una mia fortuna di essere cresciuto così tanto e essere capitato anche in una squadra come lui. E allora vi facciamo vedere, grazie Mattia, facciamo un'inquadratura a tutto campo e mi raccomando, oggi cosa fai? Darai? Massimo. Bravo, grande Mattia, grazie mille.